Bentornati amici e amiche. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Quando si pronuncia il nome di Lamberto Sposini, vengono subito alla mente due cose ben precise. La prima è quanto fosse famoso ed apprezzato il giornalista fino al giorno del tragico incidente. La seconda è proprio quella tragedia che, il 29 aprile 2011, cambiò per sempre la vita di Sposini, facendolo precipitare in un incubo senza via d'uscita. Quel tragico episodio ha segnato in maniera irreversibile il corso della vita del noto conduttore televisivo, che da quel momento purtroppo non è mai riuscito a recuperare appieno lo stile di vita che aveva in precedenza. La sua esistenza è stata completamente sconvolta, con conseguenze nefaste per Lamberto. Per anni, Lamberto Sposini ha dedicato la sua vita al lavoro in televisione. Basti pensare che il suo debutto risale addirittura al 1978. Tuttavia, oggi sembra che tutti si siano dimenticati di lui, ora che non gli è più concesso tornare sotto i riflettori. Le sue parole sono affidate ai colleghi che ancora si interessano al suo caso. Questa situazione sembra non suscitare più interesse o passione da parte dei milioni di italiani che per anni sono stati intrattenuti da quest'uomo. Nonostante i medici siano riusciti a salvare la sua vita, la sua carriera è stata letteralmente stroncata dalle conseguenze di un'emorragia cerebrale. Oggi Lamberto non può più parlare e la sua vita ruota quasi unicamente attorno alla figlia Matilde, avuta dalla relazione con Sabina Donadio. Grazie alla costante e amorevole assistenza di Matilde, Lamberto Sposini riesce a continuare a vivere. Le sue condizioni suscitano un profondo senso di pietà. Sabina è rimasta accanto a lui e continua a fare pubbliche relazioni in suo nome. Da quel tragico giorno, Lamberto ha perso la facoltà di parlare, non ha più amici e la sua vita è completamente distrutta. La stessa Donadio ha dichiarato che sono trascorsi 6 anni dall'emorragia e, purtroppo, oggi Lamberto è un'altra persona. Tuttavia, con la vicinanza fisica dei colleghi, la situazione sarebbe sicuramente diversa e Sposini sarebbe ancora vivo. Ma per la televisione sembra che non ci sia più una pagina da ricordare. Il mondo del giornalismo italiano, in questo caso, non mostra segni di solidarietà e compassione per una persona che ha scritto pagine importanti per l'intero movimento. L'auspicio è che episodi simili non si debbano ripetere in futuro,